Martone, dov'è? Ringrazio io il dottor Martone, ringrazio Giorgia Ambra, ringrazio tutti voi. Voi siete l'esempio dell'Italia più bella, perché l'Italia che continua ad andare avanti, che continua a crescere, oggi mettiamo la prima pietra, finta, vero? Perché era già da iniziato, spero, i lavori, cioè. Quando Guerini mi ha detto, qui Guerini è nella veste di ex sindaco, non del Panza, mi ha detto, vieni, c'è un'azienda che... Dopo tanti anni finalmente hai permessi per fare i lavori. Ho immaginato che non è che aspettavate me per la prima pietra, quindi la prima, facciamo una finta per le telecamere della prima pietra, ma quello che è importante sarà l'ultima pietra che sarà messa tra un anno? Esattamente. Tra un anno, quindi tra un anno ci sarà l'occasione di avere un nuovo stabilimento con le assunzioni che il dottor Martone ha fatto. Quante sono state nell'ultimo periodo? Ecco, noi abbiamo assunto 205 persone l'anno scorso e soprattutto 182 grazie alla legge del Job Act, che è una legge che veramente per noi è stata molto importante e molto proficua. Io vorrei soltanto ringraziare le donne e gli uomini che sono entrati, tutti quelli che lavorano. Ho trovato una signora che è qui da 29 anni. Dov'è? No, quella che mi ha chiesto, naturalmente mi ha parlato della pensione. E io le ho detto, che lei signora avrà 42-43 anni, ma che dice? Cioè... Però intanto così possiamo dirlo, questa storia della reversibilità non vale, tranquilli, è una balla che hanno raccontato. Però la cosa divertente è che 29 anni in questa azienda vuol dire praticamente aver seguito tutti i passaggi. Ed è una cosa meravigliosa, perché quando Martone ha iniziato nel 75, io ero appena nato, 41 anni, non faccia quella faccia, sono dei 75 davvero, non me li porto male, si vede, vabbè. Quello che ha dimostrato è che dal niente può partire una realtà che è oggi tra le prime 5 al mondo. Voi lavorate per un'azienda che è tra le prime 5 al mondo nel suo settore, che continua a stare sull'alto di gamma, sui prodotti di altissima qualità. Se ho capito bene, fate 86 milioni di pezzi che escono dalle vostre mani. Ho chiesto quante polemiche avete, quante contestazioni avete. Qualcuna. Su 86 milioni di pezzi, qualche contestazione appena. È il segno che c'è una qualità del lavoro, c'è la qualità di un imprenditore, c'è la qualità di una famiglia che, come in tante aziende italiane, fa delle cose belle. C'è un territorio, salutiamo il sindaco, che investe su di voi, e c'è, lasciatemelo dire, un'Italia che non ne può più di quelli che criticano soltanto. Allora, io prendo un impegno, da qui al prossimo anno, continuare a lavorare, perché poi una delle cose belle è che le nuove infrastrutture dell'azienda, della nuova fabbrica, del nuovo stabilimento, avranno uno sconto fiscale, si chiama superammortamento, cioè, così lo diciamo ai giornalisti, Martone lo sa già perché ha già fatto i conti, sveglio, ma chi fa acquisti sulle infrastrutture in azienda, cioè gli imprenditori che anziché metterli in tasca, i soldi li mettono in azienda, nel 2016 avranno uno sconto fiscale, il cosiddetto superammortamento, 140%, potranno quindi avere un ritorno per tutti i beni che comprano maggiore del valore che investono. È un fatto positivo, è il tentativo di dire ripartiamo tutti insieme, e io prendo l'impegno che da qui a un anno, quando sarà questione di mettere l'ultima pietra, l'Italia sarà un paese che avrà sempre più fiducia in se stessa e sempre più fiducia nel futuro. Quindi la faccio breve, perché sennò Martone mi addebita il costo orario del vostro mancato lavoro di questa mezz'ora, ma scherzi a parte, molto fiero e orgoglioso, un imprenditore che ci crede, una famiglia che sta con lui, donne e uomini che lavorano con costanza e dedizione, che si può voler di più, un'azienda che è leader nel mondo. Allora è compito della politica smettere di fare le chiacchiere, iniziare davvero a dare risultati concreti. Il mio è l'augurio più grande di in bocca al lupo e di buon lavoro, e a lei dottore grazie per quello che fate. Se questo paese riparte è perché ci sono tante persone che hanno il coraggio e la voglia di pensare che il passato è bellissimo, la nostalgia è meravigliosa, ma il futuro è ancora più bello. In bocca al lupo, viva l'Italia, ma non posso dire solo viva l'Italia, perché i vostri prodotti in quanti paesi del mondo vanno? 120 mercati.
120 mercati, 120 mercati internazionali. No, non ci siamo tutti e 120, però che orgoglio pensare che il vostro lavoro finisce in 120 nazioni diverse. Grazie di cuore e buon lavoro a tutti.